Cinaglia, Cinaglia, Medeo Cinaglia, è un personaggio interessante, quello che c'era nella prima serie e che succede nella seconda è che eticamente quest'uomo fa, diciamo, dei passi in avanti. Quello che mi sembrava interessante per me è rendere credibile, possibile, non solo al pubblico ma anche proprio a me, cioè quanto una persona può decidere di fare dei gesti e di compiere qualcosa che va contro quello che era, ma che va contro qualsiasi cosa, appunto, che sia vicino all'onestà. E la mia risposta è quello che mi interessava era rappresentare quest'uomo quasi paralizzato. Io cerco sempre di stare molto fermo, contratto, chiuso, come se si anestetizzasse, come una corazza, cioè come qualcuno che non si rende conto di fare qualcosa di illegittimo, di scorretto, o almeno se lo racconta che non lo è. Sta dicendo delle cose serissime, niente. Sì, troppo. Sì, lo vedo da Giacomo. Però ecco, questo è diciamo. Questo più o meno è il percorso, appunto, che teniamo presente nel rendere credibile un personaggio che in fondo diventa, insomma, qualcuno che si prende delle responsabilità davvero pesanti, importanti.